Immobiliare che sta cambiando molto rapidamente, l'impatto delle nuove condizioni finanziarie, economiche, domanda e offerta, ma cosa succede dentro con gli operatori del settore? Abbiamo tre grandi protagonisti che ci hanno raggiunto in studio, ve li presento subito perché do il benvenuto a Regina De Albertis che è presidente di Assimpredilance, benvenuta. Buongiorno. Accanto a lui ci sono Giuseppe Amitrano che è amministratore delegato di Deals, grazie di essere con noi, anche a Alessandro Busci che è Head of Fund Management di Prelios. Grazie a tutti. Inizierei, Regina De Albertis, con voi, perché si dice che c'è un prima e un dopo nel mercato immobiliare rispetto alla pandemia, rispetto al Covid, ma si potrebbe dire anche rispetto alla guerra, rispetto a quello che sta provocando in termini di inflazione, di aumento dei costi, è già stato citato come uno dei fattori che incide di più. Quanto concretamente oggi e come guardate al 2023 in questa situazione? Certo, allora il mercato delle costruzioni ha registrato negli ultimi anni assolutamente dei segnali molto positivi e anche il primo semestre del 2022 continua a registrare segni positivi. Però abbiamo davanti a noi grandissime criticità che rischiano appunto, nonostante l'economia resti solida, di rallentare questa situazione. In particolar modo il primo grandissimo problema è quello dell'aumento dei costi di costruzioni, sicuramente legati anche al conflitto che hanno esacerbato questa situazione per l'incremento dei costi energetici. Considerate che da un anno a questa parte il costo di costruzione è aumentato circa del 30-35%, quindi parliamo di valori veramente, veramente importanti che rischiano di non far tenere il sistema. C'è stato anche un momento di indisponibilità delle materie prime. Voi pensate che siamo arrivati al picco da questo punto di vista dei rincari? Si vede qualche allentamento di tensione sul mercato oppure no? Allora, io penso che appunto si è arrivati ad un livello molto molto alto, quindi spero che questo sia il picco. Il tema qual è? Che non vedo una discesa però di questi prezzi, quindi penso che ci possa essere un assestamento a questi valori così, così importanti, e questo comporta una grandissima difficoltà per l'esecuzione di tutti i lavori che devono essere messi a terra nel nostro territorio. Oltre al PNRR, che è una grandissima opportunità, ci sono anche le Olimpiadi Milano Cortina, tantissimi investimenti privati che devono arrivare. Cos'è il tema? Non si riescono a fare dei budget realistici dei costi, perché se in un anno il costo è aumentato del 35% e la situazione non è stabile, veramente abbiamo il rischio che i prezzi continuino a crescere, quindi di conseguenza è difficile riuscire a fare dei budget aggiornati. Quello che chiediamo noi come associazione, appunto quello che mi chiedeva prima da tempo, è che i prezziari siano fatti, come succede negli altri paesi europei, ad esempio in Francia e in Spagna, in modo dinamico, cioè vengano aggiornati in automatico, essendo legati a dei coefficienti, mentre nel nostro paese i prezzi vengono aggiornati una se non due volte all'anno quando va bene. Quindi... Questo per i prezzi dei cantieri del PNRR è stato fatto con due interventi del governo. Pensate che debba essere modificato questo meccanismo dei prezziari anche a livello di mercato complessivo, anche al di fuori, diciamo, dei bandi del PNRR? Assolutamente, deve essere modificato sia per quello che riguarda il mondo pubblico ma anche nella parte dei cantieri privati, perché il problema è altrettanto per le imprese che operano nel mondo del privato. Oggigiorno io non posso firmare un contratto d'appalto che dice che spenderò 10 milioni per eseguire un'opera, perché veramente se in un anno i costi di costruzione sono aumentati del 35%, questo può succedere ancora. Quindi bisogna trovare dei coefficienti che facciano crescere i prezzi se crescono, ma anche diminuire se diminuiscono. Quindi è una cosa equa, non è un guadagno puro per le imprese di costruzione, perché se il costo della materia prima diminuisce, di conseguenza l'impresa avrà minor oneri. Finora, Regina De Albertis, abbiamo però sentito opinioni abbastanza diverse. C'è chi resta ottimista sul mercato, in particolare siamo alla Milano Real Estate Week, perché Milano ha una fortissima capacità ancora attrattiva di investimenti, di progetti, ce li ha raccontati il Comune, ce l'hanno raccontato gli esperti, e chi invece è preoccupato del fatto che comunque l'innalzamento dei prezzi, condizioni finanziarie più stringenti con i tassi che salgono, raffredderanno. Voi nel mercato vedete già dei segnali di frenata, progetti che rallentano, oppure comunque c'è una pressione, sono progetti che non si cambiano da un giorno con l'altro, che può garantire ancora un 2023 in crescita?
Allora, io ritengo che Milano, noi ragioniamo su Milano che è veramente un'oasi felice rispetto al territorio italiano per la quantità di investimenti che arrivano, per la forte collaborazione che c'è con il Comune di Milano che permette di fare le cose in tempi adeguati. Io sono fiduciosa perché come imprenditrice forse devo esserlo per forza, però i primi segnali di rallentamento si iniziano a vedere. Parlavo prima con il dottor Amitrano, se fino a qualche mese fa nei primi 6 mesi di un cantiere si vendevano tutti gli appartamenti, adesso diciamo le cose sono cambiate, il telefono suona meno, quindi ci vuole più tempo per chiudere la trattativa. Considerate che comunque la guerra e il conflitto ha creato meno clima di fiducia nei possibili acquirenti, i tassi dei mutui sono saliti in maniera importante, quindi anche questo ha rallentato la propensione all'acquisto. Quindi qualche rallentamento c'è, però in ogni caso le cose comunque stanno andando in modo discreto. Quindi... Come vedete voi, Alessandro Busci, il mercato in questo momento? Ricordiamo il ruolo di Prelios, che fa cose diverse, dal credit servicing fino al fund management di cui si occupa lei. È un mercato condizionato da fattori positivi, sicuramente il 2022 è stato un anno record, l'Italia ha fatto oltre in termini di attrazione e di messa a terra su real estate, oltre 13 miliardi, quindi sicuramente è stato un anno positivo. L'ultima parte dell'anno è influenzata da tre fattori: l'inflazione, i tassi di interesse e da ultimo anche un dubbio sulle condizioni economiche dell'Eurozona in generale e dell'Italia anche in particolare. Questo dopo un ottimismo successivo alla pandemia è stato un po' rallentato dalla guerra in Ucraina. È un momento, diciamo, particolare dove è un'inflazione a cui non siamo abituati a lavorare. Tendenzialmente il real estate è sempre stato, diciamo, difensivo nei confronti dell'inflazione, questo è un elemento, diciamo, positivo. Tuttavia noi ricordiamo un'inflazione, quella degli anni Ottanta, che era frutta di una svalutazione competitiva. Qua in realtà è un'inflazione che è molto guidata, in realtà, come si è detto, dalla supply chain e dalla carenza di offerta. Quindi questo è un po' l'elemento di incertezza che si è oggi sul mercato. Per quanto riguarda ad esempio l'aumento dei costi, non è tanto l'aumento in sé che sicuramente, diciamo, ha un effetto, ma quello che dal punto di vista dell'investitore crea disagio è la volatilità dei prezzi, non avere certezza del business plan e di quello che poi si potrà realizzare. Sicuramente il fatto che il real estate offre volatilità dei prezzi, non avere certezza del business plan e di quello che poi si potrà realizzare. Sicuramente il fatto che il real estate possa essere difensivo e abbia, diciamo, un pattern in linea con l'inflazione è sicuramente un elemento importante. Quello che immaginiamo è sicuramente un incremento dello spread tra gli immobili primari e gli immobili secondari, tra le location primarie e le location secondarie e tra gli immobili con una strategia core rispetto a quelli con una strategia value added. Quindi sarà più selettivo il mercato che vi aspettate da qui in avanti, anche a Milano? Ci aspettiamo un mercato più selettivo, sicuramente, diciamo, nel breve, e poi come sempre succede una ripresa dei mercati value added a seguito di operatori più opportunistici. Allora, Amitrano, innanzitutto, Dils è molto nota dagli addetti ai lavori, ricordiamo in un identikit sintetico come siete posizionati voi dentro la filiera del real estate. Sì, noi siamo advisor, per cui tutto ciò che riguarda le transazioni in ambito real estate, sia in ambito commerciale, quindi tutto ciò che non è residenziale e tutto ciò anche che riguarda il residenziale, noi appunto gestiamo e seguiamo queste transazioni. Oggi, diciamo, abbiamo avuto la fortuna negli ultimi 3 anni di superare il 30% del market share nazionale, quindi avendo una media italiana intorno ai 10 miliardi di euro di transazioni in ambito commercial, noi superiamo abbondantemente quota 3 miliardi, per cui abbiamo, diciamo, un punto di vista privilegiato per conoscere le dinamiche. Siamo anche un po' un termometro. Cosa ci dice questo punto di vista privilegiato su quello che sta succedendo oggi su un mercato che sta cambiando in maniera molto significativa? Ma dunque, se noi guardassimo solamente i numeri, in realtà questo è un mercato, quello del 2022, record. Quindi è un mercato che i primi 9 mesi dell'anno ha superato i 9 miliardi di euro, un mercato quindi proiettato verso
la fine del 2022 a superare probabilmente gli 11-12 miliardi, che ricordo è stato l'anno record di sempre, quello dei 12 miliardi. Quindi se uno guarda solamente gli indicatori, apparentemente sembrerebbe un anno eccezionale. Effettivamente il giro di boa è avvenuto probabilmente nel terzo trimestre di quest'anno, quindi il punto di domanda vero è che cosa succederà da adesso in avanti. Quindi noi restiamo assolutamente ottimisti per una ragione in particolare. E la parola d'ordine in questo momento per eccellenza che andrebbe utilizzata è quella della transizione energetica, dove l'immobiliare, per ricordarcelo, impatta tantissimo. Quindi diversi studi dicono che l'immobiliare impatta per il 40% dell'inquinamento globale, quindi è un argomento che oggi necessariamente deve essere messo all'attenzione di tutti. E il patrimonio italiano, il patrimonio immobiliare italiano, tra tutti quelli, facendo un paragone col resto d'Europa, è, dovrei dire, per essere educato, il più politically correct, il più antico d'Europa. In realtà è tra i più obsoleti d'Europa. Per cui la necessità che avremo qui, in questo paese, Milano non è esclusa, di transizione energetica è enorme, e quindi noi con un orizzonte di medio-lungo periodo siamo assolutamente ottimisti. È evidente che per chi ha un orizzonte di brevissimo periodo, e per brevissimo interno intendo tutto quello che avviene all'interno dei 12-18 mesi, è necessariamente un momento delicato. Bucci, anche questo è un grande trend della rigenerazione, quindi la sostenibilità. In queste ore stiamo raccontando in diretta anche qui su Classi NBC l'apertura di COP27, il grande forum dedicato agli impegni che i paesi prendono, ma l'immobiliare, è stato appena ricordato, è uno dei grandi fattori di impatto sul clima e da tempo si confronta con questo tematico. Quanto oggi i criteri ESG pesano anche nella valutazione dei vostri progetti? Oggi l'ESG e tutto quello che ne consegue non è solo un nice to have, oggi è la base per poter stare sul mercato. Settimana scorsa è uscito un interessante documento di Urban Land Institute con PwC che andava a tracciare quali erano i primi 10 fattori che andavano a cambiare il paradigma del real estate nei prossimi anni. Nei primi 10, 5 erano legati all'ESG o alla sostenibilità, c'era il climate change, c'era la decarbonizzazione, e sicuramente un elemento in cui stare sul mercato, e lo è sia per gli operatori di breve periodo che per quelli di lungo periodo. Per gli operatori di breve periodo perché nella misura in cui oggi non si fa un immobile, parliamo innanzitutto della E, dell'ambientale, che rispetta determinati requisiti, non è possibile trovare un tenant o un tenant con determinate categorie, non è possibile neanche poi venderlo o ha una liquidità molto inferiore. Ma soprattutto anche per chi ha una visione di più lungo periodo, che poi sono gli acquirenti dei soggetti che hanno la visione di breve. Chi ha una visione di lungo periodo deve confrontarsi con questi aspetti, non solo perché è eticamente corretto, ma perché consente una sostenibilità economica nel lungo periodo. E oltre alla sostenibilità economica, anche riuscire a sostenere una valutazione del rischio che chi fa finanza immobiliare, chi gestisce fee immobiliari non può prescindere. Quindi assolutamente è importante ed è un fattore dal quale non possiamo prescindere. Regina De Albertis, non si può prescindere allora neppure dall'impatto che ha avuto il super ecobonus, che è il principale intervento che il governo precedente, due governi precedenti, ha messo in campo e che è già stato ricordato oggi, ha comunque portato sicuramente dei benefici al settore che ha lavorato tantissimo e sta lavorando molto, ma anche alcuni effetti distorsivi, perché l'aumento dei prezzi è anche legato al fatto che per una certa fase, si è guardato poco, lo possiamo dire, anche a quanto costavano gli interventi, perché c'era questa impressione che alla fine tanto paga lo Stato, paga Pantalone. Ecco, come vedete oggi la situazione in concreto? Allora, sicuramente il superbonus o in generale gli strumenti degli incentivi fiscali sono strumenti molto utili per rigenerare il nostro patrimonio edilizio esistente, che come veniva ricordato prima, è tra i più energivori in assoluto, perché il 60% delle abitazioni è stato costruito prima dell'entrata in vigore di qualsiasi normativa sull'efficientamento energetico o sull'antisismica. Il superbonus ha portato grande beneficio all'economia, perché veramente ha fatto ripartire la macchina. Dall'altro lato ha portato anche qualche elemento distorsivo, soprattutto per l'entità del beneficio fiscale. Infatti quello che chiediamo noi come associazione è che
si va avanti con lo strumento degli incentivi fiscali, magari in modalità un po' ridotta, però soprattutto la cosa più importante, quello che ha creato anche tanti elementi distorsivi e complessità, è stato il fatto che la normativa continuava a cambiare. Quindi è stato fatto un DL per semplificare la norma perché era troppo complessa, poi a un certo punto si pensava che le frodi venissero tutte da questo super bonus, cosa che in verità non era, perché molte venivano dal bonus sulle facciate. Poi c'è stato il tema della cessione dei crediti, c'è stato il blocco della cessione dei crediti. Uno dei grandi problemi che noi abbiamo detto dall'inizio è: fate in modo di porre una barriera all'ingresso. Chiunque poteva andare in Camera di Commercio, aprire appunto una partita IVA e diventare impresa di costruzione. Infatti durante questo periodo del super bonus sono nate 12.000 nuove partite IVA che hanno fatto accesso a questo strumento. Quello che abbiamo detto da sempre noi è: ponete una barriera all'ingresso. Chi può eseguire i lavori del super bonus? Solo chi ha la qualifica SOA, che è la qualifica che viene usata per fare i lavori pubblici. In questo caso si usano soldi pubblici, quindi bisogna avere questa qualifica, bisogna applicare il contratto dell'edilizia, quindi alcune regole che avrebbero permesso appunto di fare in modo che chi operava nel superbonus era un'impresa qualificata. Come si stanno organizzando gli sviluppatori, gli investitori in questa fase dal vostro osservatorio? Quali sono i principali cambiamenti che osservate? Ma diciamo che, come è stato detto anche prima, oggi è diventato indispensabile adottare una politica di sostenibilità non solamente energetica, altrimenti tu proprio non puoi più vendere i tuoi mobili. Quindi di fatto è un blocco assoluto per chi non si adegua, non si adatta a questo tipo di nuova, diciamo, strategia, nuovo approccio. Lo stesso discorso vale per gli utilizzatori di immobili, che sono un po', se volete, la benzina che muove tutto il patrimonio real estate italiano. Gli utilizzatori sono quelli che ti pagano l'affitto, sono gli utilizzatori di uffici, sono gli utilizzatori dei negozi, sono gli utilizzatori della logistica e anche gli utilizzatori del residenziale. Quindi siamo, diciamo, pressoché certi che anche dal loro punto di vista, a brevissimo, e per alcuni questo è già vero, tu non potrai più utilizzare edifici che non abbiano quelle caratteristiche. Quindi non solo per gli sviluppatori, dovrai necessariamente quindi guardare al moving della tua azienda piuttosto che del tuo nuovo magazzino se ha quelle caratteristiche. Quindi ripeto, io ne faccio una distinzione fortissima tra l'orizzonte temporale e il punto di vista dei vari stakeholders. Quindi se tu hai un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, penso che siamo di fronte a una delle più grandi opportunità storiche per questo paese di cambiamento del real estate, che per definizione è immobile e per troppi decenni è rimasto, diciamo, sempre lo stesso. Quindi proprio quando hai questi grandi shock, chiamiamolo quasi un terremoto, allora ti mette di fronte alla necessità del cambiamento. Io dico, viva Dio, che questo cambiamento sta per arrivare. E a proposito delle caratteristiche che il real estate, che è da sempre il motore dell'economia, dovrà avere in futuro, il residenziale è stato il grande protagonista della corsa 2021, tutta la prima parte del 2022. Ma quale caratteristiche deve avere il residenziale, il settore del living, in questa fase per funzionare? Beh, il living si sta ampliando le proprie caratteristiche e si sta anche un po' ibridando. Noi abbiamo cambiato il modo di vivere, non c'è più il posto dove lavoriamo, non c'è più il posto dove viviamo. Questa era una tendenza che era già in atto prima della pandemia, la pandemia di fatto l'ha solo accelerata. Quindi oggi quello che viene definito mixed use è un po' la caratteristica di tutto quello che tendenzialmente si va a fare quando si fa in particolare la rigenerazione urbana. Poi all'interno del living ci sono, diciamo, segmenti che si vanno sempre di più a specializzare, dal senior living allo student housing e al PRS, che se ne parla ormai da anni in Italia, adesso forse si vedono a Milano in realtà i primi esempi che stanno arrivando sul mercato. E anche qua è una macro tendenza che è stata accelerata, ma che in realtà era già in atto. Oggi la generazione Z, quella che viene definita come generazione Z, viene anche definita come rent generazioni, nel senso proprio della mobilità e del fatto di prendere locazione degli spazi. Anche qua l'attrattività la faranno la qualità immobiliare e i servizi, perché si va sempre di più verso un mondo non di immobiliare ma di servizi di real estate, dove vengono venduti i servizi nell'ambito di un pacchetto che vede l'immobile e i servizi collegati. Questa è una concezione molto nuova a Mitrano. Noi abbiamo dedicato la Real Estate Week a Milano perché questo è storicamente, ma lo è stato ancora di più in questi anni, un vero e proprio laboratorio di quello che può succedere nel mondo dell'immobiliare, perché qui si sono concentrate competenze, investimenti, progetti molto innovativi. E nel resto d'Italia che cosa succede? Come vedete, è un confronto, è una forchetta che si allarga, oppure alcune città stanno guardando anche a quello che è successo qui dicendo
magari si può replicare il successo di Milano mettendo insieme quegli ingredienti. Assolutamente. Io penso che sia sempre un tema di punti di vista. Quindi il punto di vista delle principali città italiane, ricordo oggi ne esistono 7, che sono, poi chiamiamole le 7 grandi sorelle, quelle che superano ciascun anno il miliardo di euro di transazioni in ambito residenziale. Penso che per molte di queste città Milano è stata probabilmente un esempio e un benchmark, ok? Ma dal punto di vista di Milano, noi abbiamo assistito un po' a questo dibattito nell'ultimo decennio, il confronto, il paragone Milano-Roma, su diversi aspetti, dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista di nuove idee o anche sulla rigenerazione urbana. Io penso che sia assolutamente arrivato il momento per la città di Milano di confrontarsi non solamente con il resto o le altre città italiane, assolutamente Roma in primis, ma sia arrivato assolutamente il momento di confrontarsi con le altre capitali europee. Che cosa sta succedendo a Parigi, che cosa sta succedendo a Londra, che cosa sta succedendo a Madrid, a Francoforte. Quindi penso che il punto di vista della città di Milano debba necessariamente essere, da qua ai prossimi 10 anni, quello di confrontarsi con il resto d'Europa. Come vedete, Busci, voi questo confronto, perché voi gestite naturalmente anche grandi progetti, ad esempio a Roma, nella capitale, no? Da Lake Tupini, che è una grandissima, un grandissimo building nella zona dell'Eur, fino alla galleria Alberto Sordi, che sta di fronte a Palazzo Chigi. Come vedete il rapporto Milano-Roma e il resto del mercato? Io credo che la dicotomia Milano-Roma sia una falsa dicotomia, perché in realtà parte dal presupposto sbagliato che le risorse per l'Italia a livello di investimenti siano un tot e che Milano e Roma in qualche modo se le debbano giocare. Oggi Milano è al 10° posto nella classifica delle città europee, Roma al 20°. La crescita di Milano e Roma non può che far bene a entrambe le realtà, perché è il sistema Italia che va sul mercato. Oggi l'Italia, con i 13 miliardi diciamo, che ha fatto negli ultimi 12 mesi, è dopo la Germania che ha 100 miliardi, Londra, l'Inghilterra che ne ha circa 70, Parigi 39 miliardi, la Svezia più dell'Italia, l'Olanda più dell'Italia e anche la Spagna poco più dell'Italia. E quindi in realtà il fatto che Milano e Roma riescano a crescere fanno sì che per chi deve allocare soldi in modo globale, il sistema Italia diventi un posto in cui allocare più soldi e quindi più risorse da dividere tra Milano e Roma. E in questo contesto credo che il PNRR possa far tanto. Milano ha fatto un cambio di passo sostanziale, arrivando diciamo alla 10ª posizione, che ormai è abbastanza consolidata, nel 2015, proprio quando c'era l'Expo di Milano. Questo vuol dire che la competitività e l'attrattività si gioca sulle infrastrutture, non solo infrastrutture fisiche, infrastrutture come le università, infrastrutture come gli ospedali, infrastrutture che rendono un posto appetibile dal punto di vista degli investitori. D'accordo, Regina De Alberti, se come vede un po' in conclusione anche quindi la sfida del 2023, se dovesse lasciare un telegramma in conclusione. No, sono assolutamente d'accordo, cioè l'attrattività dei territori, quindi il fatto che arrivino risorse sui territori dipende da tutte le infrastrutture che si realizzano, però anche grandi opportunità possono essere dati dagli eventi che si fanno sul territorio. Expo ha portato soprattutto questo, nel nostro territorio abbiamo le Olimpiadi che potranno portare ancora di più questo. Quindi ci vuole comunque clima di fiducia nel nostro territorio ancora di più. Sono d'accordo con quello che diceva prima il dottor Amitrano, che comunque Milano fa un po' da fanalino e da locomotiva per poi trascinare tutto il paese in questa transizione. Fattore centrale è tutto quello che riguarda la sostenibilità, perché la sostenibilità diventa il must, non è più un'opportunità ma è una vera e propria... Sostenibilità dell'Alberti sia anche sicurezza. Sarà un anno più sicuro il 2023? Assolutamente, è necessario che sia anche sicurezza. Soprattutto adesso che arriveranno tutti questi lavori sul territorio, tutti insieme, è ancora più importante. Noi proprio come associazione, per guidare le imprese in questo cambiamento, abbiamo... gradi. Assolutamente, grazie ancora Regina De Albertis, presidente di Assimpredil ANCE, Giuseppe Amitrano, amministratore delegato di Deals, e ancora Alessandro Busci, Head of Fund Management di Prelios. La Real Estate, la Milano Real Estate Week continua tra qualche istante.